Un saluto dal comunale di Trezzo sull'Ad, Alex Mariani, WeMatch. Quest'oggi sfida importante, questa tra Trizium e la dominante Monza. In cabina di regia il sempre ottimo Antonio Riva. Una sfida importante tra due squadre che navigano nelle zone medio-basse della classifica, separate da due punti. Andiamo a leggere le formazioni cominciando dalla Trizium con Goti tra i pali, Seie, Biffi, Guinco, Zauri, Colombo, Nardiello, Medici, Turchi, Bodini, Titaro, a disposizione di Mister Magni, Brambilla, Mappelli, Siniscalchi, Lallo, Rota, Previtali, Cimadoro. Per la dominante giocheranno Romano, Piccinni, Cristian Motta, Palombo, Pilat, Vittoriano, De Pasquale, Paterlini, Nardo, Giannico, Dolgetto. Agli ordini di Mister Silvano Valent, Volontieri, Ferrario, Giordano, Teti, Galimberti, Fava e Manuel Motta. Se ne va Titaro, allontana pallone, palla che viene girata in direzione di Turchi, lo stop di Turchi, uno contro uno, Turchi, cross in mezzo, Vittoriano di testa mette fuori, palla che però rimane pericolosamente in aria, Bodini prova a girarsi, il cross in mezzo, pallone che sfia e la palla in rete, il vantaggio della Trizium, Turchi al terzo minuto, Turchi. Nardo lascia scorrere, Saie, buco clamoroso, De Pasquale, era di rigore De Pasquale. Tiro violentissimo e guadagna un calcio d'angolo, sempre numero 7 alla battuta, pallone che spiove di testa, salta più in alto di tutti Vittoriano e palla alta per la dominante, si fa in conto però ancora Pilat, De Pasquale vince un rimpallo, De Pasquale prova a entrare bene con un buon dribbling, la conclusione secca in qualche modo, De Pasquale costringe al calcio d'angolo Gotti, conclusione velenosa al ventesimo. Insiste la dominante, un dribbling però di troppo da parte di De Pasquale che scatena la transizione offensiva della Trizium con Turchi, la corsa di Turchi, il raddoppio di Paterlini e di Giordano, Turchi porta pallone sul destro, pallone morbido da parte di Bodini, buona sponda, attenzione alla di rigore piena, la conclusione, la parata provvidenziale di Romano sulla conclusione di Nardiello, manca di punizione, Bodini lungo. Poteva essere insidioso, ma con questa punizione termina il primo tempo di gioco al comunale di Trezzo sull'Adda. Trizium 1, la dominante 0. Ci sarà tutto un secondo tempo da vivere, un primo tempo che è stato molto combattuto e sicuramente intenso. Dovrebbero battere luce, attenzione da parte anche di Gotti, attenzione a questo calcio di punizione, è un'azione pericolosa per la dominante. Pilate il miracolo! Il miracolo di Gotti al ventesimo. Pilat, punizione telecomandata, miracolo di Gotti che ha tolto la palla dall'incrocio di parte. Attenzione a questo calcio d'angolo, la palla che rimane lì, è il pareggio della dominante con Pilat sull'azione successiva. Dare una mano da parte di Luca Previtali, leggiamo anche un po' le sue caratteristiche, è un centrocampista cresciuto qui, c'è stato un evidente fallo di mano di Bodini, attenzione c'è Bodini. E per lui è una sciocchezza colossale perché è il secondo giallo e quindi gli costa il cartellino rosso a Bodini, incredibile. E sempre con un playoff nel carniere, nella stagione scorsa ben 10 reti, poi due anni fa addirittura 22 i gol nella stagione 2011-2012. Attenzione a Bob Bernardo, punizione, tesa! Palla che passa veramente pericolosa alla destra di Gotti con Nardo. Cross ribattuto dalla schiena, ancora Turchi, mette in mezzo, attenzione allo stop di petto, poi la conclusione al volo e la palla che termina lato di pochissimo, bella girata, vediamo chi dovrebbe essere, numero 16 se non mi sbaglio, attenzione, numero 13 scusate, pallone in posizione regolare, Nardo, posizione regolare, Nardo, area di rigore, Nardo, dribbling, Nardo, spreca una grossissima occasione, Nardo, sembrava una posizione viziata da fuorigioco iniziale. Attenzione a Piccinni, pallone sul destro, bene in mezzo verso Dolgetto prova a liberare il sinistro, poi Pilat, serve Nardo, ora c'è Dominante che è cresciuto tantissimo, bello pallone dentro, posizione regolare per De Pasquale che al 33esimo a tu per tu con Gotti manca l'appuntamento con il gol. Va con il sinistro per Vitali, la palla morbida esce, impresa sicurissima, Romano. No scusatemi, dalla bandiera c'è Nardiello, attenzione a questo calcio d'angolo, Previtali solo, stacca e palla in rete, il vantaggio della Trizium. Il calcio è sempre una grande passione, ma nella vita di questi ragazzi c'è sempre un'attività, c'è sempre un lavoro che esula dal pallone, bel pallone ora per Nardo, Nardo sinistro di primissima intenzione di Nardo, un sinistro velenosissimo al 39esimo
L'arbitro, il rinvio di Vittoriano, lunghissimo, palla che supera il centrocampo, guinco di testa, mette lontana Saie. Attenzione che c'è un 2 contro 1, Previtali, 2 contro 1, Previtali lancia molto bene Titero, le fitte di Titero, ancora Titero, Titero, parole per Previtali, Previtali, tiro, rete, Previtali, 49esimo, Trizium 3, la dominante 1, finisce qui la corsa di Previtali, sancisce la fine dell'incontro e la fine, come dicevamo, del digiuno della Trizium che batte la dominante. Sono stati bravi a cercarla, a volerla e alla fine portarsela a casa, perché non era facile, perché la partita è stata combattuta fino alla fine, abbiamo iniziato bene, potevamo, dovevamo chiuderla e la dominante è stata brava a rimanere in partita. E poi dopo, secondo me, è stata più che altro la voglia della squadra di vincere la gara che una questione di tattica o di tecnica. Proprio volevano vincere, l'hanno vinta, e questo qua serve per noi per continuare. È un ringraziamento che facciamo alla società che ci è stata vicino fino adesso. Sappiamo che la società sta lavorando intensamente per rinforzare la rosa, e niente, noi stiamo ripagando questo sforzo per farci trovare nella seconda parte della stagione in una zona di classifica, un attimino, nella parte sinistra della classifica, ecco. Ma sì, diciamo che noi forse ci siamo un po' rilassati, abbiamo abbassato un po' la linea di gioco e ci siamo fatti venire ad attaccare. Questo è un errore che non dobbiamo fare, ma poi per fortuna quelli che sono entrati hanno dato il contributo giusto per arrivare alla vittoria, siamo felici. E beh, certo, in 10 il rischio c'è di compromettere una partita, però diciamo che ognuno di noi ha tirato fuori qualcosa in più e forse è stato decisivo questo per arrivare a raggiungere la vittoria. Questa vittoria cosa significa per voi e per il vostro campionato? Tanto morale, è una piazza che se lo merita, era da tanto che non si vinceva qua in casa e ce lo meritiamo tutti, da noi, al mister, alla società che ci è sempre stata vicino, siamo contenti. La partita l'hanno vista tutti, occasioni da gol le abbiamo avute e non le abbiamo sfruttate. E l'amarezza è questa, poi la consapevolezza di avere la squadra che comunque sta girando e secondo me non meritava questa sconfitta, però vabbè, è andata così. Speriamo non nella prossima domenica perché saremo fermi, ma per finire bene, diciamo, il girone di andata. C'è un po' d'amarezza, sì, però vabbè, controllata. Le squadre girano tutte intorno ai 14, 15, 16 punti, c'è un numero di squadre che ci permette di stare abbastanza tranquilli, però non dobbiamo perdere sicuramente la concentrazione. Ma oggi la squadra ha fatto comunque la sua partita, non è stata lucida sotto porta, però non si può imputare niente a questi ragazzi, insomma. No, secondo me la partita è stata una partita combattuta. Il primo tempo hanno fatto meglio loro sul piano del gioco, eccetera, sono andati in vantaggio, hanno avuto anche un'occasione per fare il 2-0. Successivamente nel secondo tempo, secondo me, abbiamo fatto solo noi la partita, indipendentemente dall'espulsione, perché poi abbiamo fatto l'1-1 e dopo abbiamo purtroppo sbagliato più di una volta il 2-1, come succede nel calcio, poi un calcio d'angolo, una disattenzione, può succedere che prendi gol, una disattenzione del singolo. Secondo me l'unico errore che abbiamo fatto, se errore può essere, non aver fatto il gol del 2-1 nelle 3 occasioni che abbiamo avuto. Però va bene così, nel calcio ci sta.